Montilla è andare a piedi al Salvatore, la sagra delle castagne. Tante tradizioni di cui non ci stancheremo mai di staccarci. Ma Montilla è anche il rionale. Nessuno si aspettava un simile seguito. Io e Andrea ci aspettavamo un torneo a carattere amatoriale, semplice, ma non ci aspettavamo assolutamente questo seguito. Non ci aspettavamo questo rionale. È il grande spettacolo delle semifinali, amici. Siete collegati in diretta dallo stadio Guido Basile, dove tra poco sarà la semifinale 1 del rionale, dove si affrontano il Sorbo in tenuta bianca e il Corso in casacca arancione. Allora, innanzitutto, la partita è stata, abbiamo avvisato tutti che si iniziava alle 21, molto probabilmente qualche dirigente ha ritenuto a mettere prima i propri interessi personali che quelli dei montellesi, e quindi ci scusiamo se qualcuno verrà tra mezz'ora di ritardo, però a volte veramente si rispetta poco chi ha fatto sì che questo rionale sia importante, cioè il pubblico, non certo gli atleti in campo, quindi ce ne scusiamo, ma hanno deciso di iniziare comunque questa mezz'oretta prima, e quindi vi diamo appuntamento, siamo già qui al Guido Basile, prima ci vediamo in diretta. Allora, naturalmente la gara, l'arbitro sta parlando un po' con le squadre, vede il Sorbo in tenuta bianca con il doppio risultato, il Sorbo. Il Sorbo vede il doppio risultato. Doppio risultato significa che potrebbe anche pareggiare, questo però sempre dopo i tempi supplementari. Stesso discorso per la semifinale poi di domani. E poi ci andremo a fare questi tre giorni di festa: venerdì Memorial Rocco Matarazzo per ricordare un amico in villa, sabato festa dei Casali a Sorbo come si faceva una volta, domenica finalissima del rionale, tutte e tre con panini incorporati dopo. Quindi diciamo un weekend bellissimo qui a Montella. Vi dico subito che sapete già il diluvio che c'è stato poco fa, la connessione è quella che è, ed è chiaro che tutto è molto aleatorio, però speriamo che vi riuscirò a commentare per intero la gara. Quindi ripeto, ci scusiamo perché sulla pagina c'è scritto ore 21, qualcuno ha ritenuto iniziare prima, quindi troverete la gara già iniziata da una mezz'oretta per chi si reca al campo alle ore 21. Il campo è già aperto, quindi potete venire. Questo è il saluto di rito delle due squadre e sarà una grandissima semifinale. Vediamo di mettere in campo le squadre. Il Corso si schiera con Antonello Fierro come riferimento principale davanti. Ha recuperato Doria in fascia, Ucciardo farà da spalla ad Antonello Fierro di punta, in porta William Garofalo, difesa comandata da Gaetano Di Benedetto e Carlo Di Santo. Il Sorbo invece 11 tipo, naturalmente con Gianmarco Grappa, dietro Alessandro Romaniello e Ceres come riferimenti offensivi, a centrocampo, solito centrocampo, capitanato naturalmente da Pierpaolo Chiaradonna. Semifinale, cari amici. Inizio era per le ore 21, qualche dirigente ha ritenuto iniziare mezz'oretta prima, ma siamo qui al Guido Basile. Semifinale, cari amici, si parte con il primo possesso che è naturalmente del Sorbo con Pisaniello. Pisaniello controlla, sto cercando di stoppare il mio cronometro. Che è partito in questo istante. Primo calcio di punizione della gara è per il Corso. Innanzitutto ringrazio tutti coloro che ci seguono sempre in massa. È arrivato quindi alle fasi finali, oggi, domani, partita iniziata con un po' di ritardo perché per voi montellesi lo sapete già perché poco fa tornata prepotente la pioggia dopo un'estate caldissima con un diluvio universale. Fammi posizionare meglio anche la telecamera, vediamo che è difficile stasera anche posizionare la telecamera perché comunque le luci sono molto forti del Guido Basile. Pallone subito per Fierro. Fierro, proprio pallone dentro, Ucciardo, rete! Rete! 1 a
2-0 Corso, Nunzio Ucciardo. Parte così il Corso, solita uscita rivedibile di Giulio Pizza, ma Ucciardo si è gettato, è il Corso ora, sblocca subito la gara. Nunzio Ucciardo di prepotenza, porta in vantaggio il Corso. De Marco, lancio di De Marco a cercare subito il Romaniello, vediamo se reagisce subito il Sorbo. Parte così, semifinali, torneo rionale 2022, Ucciardo, approfittato dell'ennesima uscita rivedibile di Pizza, che è in questo fondamentale da migliorare naturalmente, ha punito giovane portiere sorevese. E ora il Corso si trova già in vantaggio in una semifinale del genere. Chiaro che anche l'approccio della formazione sorevese è stato molto rivedibile, che in una semifinale prendere gol al primo lancio davanti, sempre una gravità. Pallone davanti, colpo di testa di Ucciardo, che è partito molto sparato. Ceres recupera, Ceres, palla che arriva alla fine ad Angelo Pizza. Angelo Pizza posiziona bene il pallone per Romaniello. Romaniello accelera, Romaniello, Romaniello allarga bene il pallone per Chiaradonna, intercettato secco stavolta da Nittoli. Nittoli è partito molto meglio il Corso. Nittoli allarga bene per Antonello Fierro, ancora sotto shock la compagine sorevese, palla dall'altra parte per Nittoli, ancora per Antonello Fierro, Antonello Fierro, Antonello Fierro, non ci arriva di poco, 3 minuti, prova a scuotere il Sorbo. Romaniello grappa, grappa Romaniello, Ceres, De Marco, Chiaradonna. Chiaro che ora il Corso deve essere intelligente a saper gestire, anche utilizzando un atteggiamento abbastanza attendista per tutta la gara, che ripeto ha già ribaltato il fatto che deve vincere per forza, portandosi subito in vantaggio. E ora è il Sorbo che deve cambiare atteggiamento. Nittoli, Del Grosso, pallone allargato bene per Romaniello, che si prende un'importante punizione. Reagisce subito il Sorbo, e quindi vuole subito reagire a questo inizio shock di semifinale. Ucciardo portato in vantaggio il Corso al pronti via del match. Calcio di punizione qui, Romaniello ha preso posizione, è stato steso, l'arbitro ha ritenuto l'intervento in ritardo, e allora Grappa ha subito la prima opportunità della partita. Quinto minuto, 1-0 per il Corso, è la semifinale del rionale. Conta i passi, Gianmarco Grappa. Gira Grappa, rete! È una punizione meravigliosa! 1-1 Sorbo, Gianmarco Grappa. Da manuale la punizione di Grappa, e parte così la semifinale 1-1. Mamma mia che punizione. Rionale 2022, per chi ha la fortuna di giocarlo, di vederlo o di commentarlo. 1-1. Punizione meravigliosa quella di Grappa, che toglie la cosiddetta ragnatela dall'incrocio. 1-1. Doria, Di Santo, Enrico Doria, anticipato da Chiaradonna a centrocampo, Sorbo, pericolo scampato, Pizza, Pisaniello, accelera Pisaniello, poi è pronto al dribbling Pisaniello, Pisaniello poi si porta il pallone fuori probabilmente, non per l'arbitro, però recupera il Corso, Doria,
Prova a cercare Antonello Fierro. Tonello lotta con Ceres, la rimessa sotto la nostra postazione. La rimessa è sorevese. Ferma il gioco l'arbitro per correggere, probabilmente sarà Corsara 1-1 dopo nemmeno 5 minuti. Punizione da manuale quella di Gianmarco Grappa. Alla fine la punizione è sorevese con Grappa. Si riparte da Ceres. Ceres. Gianluca Fierro, il capitano del Sorbo, Renato Figliuolo, pronto con la sciarpa rossonera al collo. Vuole l'ennesima finale del Rione Sorbo, che negli ultimi anni è sempre protagonista. Grappa. Pisaniello. Crossa Pisaniello, c'è una deviazione, William Garofalo forse evita il corner, poi pasticcia un po' il corso, alla fine comunque regala il corner al Sorbo, che dopo aver trovato subito il pareggio ora psicologicamente è messo meglio. Cross buono in aria, la girata del capitano Gianluca Fierro non trova la porta. Poi guardate Romaniello su Ombrera, Romaniello su Ucciardo, bel duello, alla fine Ucciardo si prende il fallo. Calcio di punizione per il corso che aveva sbloccato al pronti via, ma il Sorbo, la grande squadra qual è, riuscita a reagire subito. Ricordo che in caso di parità due supplementari da 10, se persiste l'X passa il Sorbo in finale per via del miglior piazzamento. Stanno giocando prima contro quarta, naturalmente il regolamento lo sapete, non ve lo devo spiegare io. Qui palleggia ancora il corso con Nittoli, arriva Ceres. Chiara Donna, prova la verticalizzazione per Romaniello ed esce il portiere William Garofalo. Doria, Garofalo, Di Benedetto, Nittoli. Palla che arriva a Ucciardo. Ucciardo accelera, tira in porta Ucciardo sul fondo, quasi... Pallone che non si è abbassato. Nono, 1-1. Sono i due giorni decisivi del Rionale che ci porteranno alla finalissima di domenica. Domani Fondana Piazza. Altra grandissima partita. Speriamo che non piova. In caso di pioggia si farà come stasera, cioè si rinvierà la partita di qualche ora. Ma domani, se non sbaglio, non dovrebbe piovere. Venerdì che dovrebbe piovere. Qui c'è un calcio di punizione a favore del corso, tra l'incredulità della panchina sorevese. Ed è Antonello Fierro che nonostante la distanza ragguardevole vuole curarci. Decimo minuto, 1-1. Naturalmente vi ricorderò il risultato in maniera noiosa, ogni 2x3. Proprio per consentire a chi appena si è collegato di sapere il risultato. 1-1 dopo 10 minuti di semifinale. Amici, Fierro, guardate la distanza ma guardate il posizionamento del corpo. Fierro, bomba di Fierro, barriera Di Benedetto, William Garofalo, Di Santo, il lancio di Carletto Di Santo è buono, c'è un buco della difesa sorevese ma stavolta Giulio Pizza puntuale nell'uscita. Ceres, Angelo Pizza sbaglia stranamente il tocco, Angelo Pizza si prende la rimessa, Nittoli, l'ultimo tocco è di Nittoli sull'attacco di Del Grosso. Grappa, Grappa con la sua immensa classe, bravo Bocchino a chiudere, prova a ripartire Benito, palla per Ucciardo, Ucciardo contropiede Corsaro, Ucciardo vuole ragionarsi su, Ucciardo dà la palla
a Ciociola, che come vedete è un grande recupero per il centrocampo del corso, pallone palleggiato per Ucciardo. Ucciardo, il corso guadagna metri, si avvicina all'area di rigore. Ucciardo riesce a crossare per Antonella Fierro! Rete! 2-1 corso, Antonello Fierro! In area di rigore, il Toro è implacabile, me lo sto perdendo anch'io, perché è arrivato un gran cross, inizio così di semifinale, 2-1. Incredibile. Il Toro, Antonello Fierro, in corna sul rionale. 12esimo, 2-1. Stranamente rivedibile, comunque la difesa del Sorbo, senza Alessio Conte, è tutta un'altra difesa. Ed è 2-1. Grappa. Grappa, gestisce bene il pallone per Pisaniello. Pisaniello, va Pisaniello. Controlla Ciociola, Ciociola si lancia in avanti per Fierro. Ancora il Toro. Stavolta il Toro perde palla. Il Toro, Antonello Fierro, decisivo, gran gol. Postato sul primo palo come felino. Ha fregato tutta la difesa rossonera. Tredicesimo, 2-1 corso. È iniziata così la semifinale, ma sia Gennaro Pizza che Romina Varallo che stanno preparando la festa di sabato a Sorbo non si arrendono. Pisaniello, lotta Ucciardo. Pallone recuperato dalla compagine sorevese che prova ad accelerare davanti, il cross buono, perché è buona posizione di Romaniello, no, per l'arbitro è fuori gioco. 14esimo, 2-1 corso. Ucciardo, Grappa e Fierro sono i tre marcatori. Garofalo. Antonello Fierro stacca bene per Ucciardo, continua ad essere rivedibile la difesa sorevese. Poggia dietro per il portiere Giulio Pizza, controlla Giulio, dà il pallone a Chiara Donna, palleggia Cora Sorbo, Chiara Donna, suo amico Ciociola lo segue a uomo. Chiara Donna riesce comunque a liberarsi con la sua classe, lancia il pallone in avanti, è uscito William Garofalo. Anche Roberta Capone non molla, nonostante questo inizio molto rivedibile della formazione sorevese, che ha preso due gol nel primo quarto d'ora. Di Benedetto. Nittoli. Ciociola. Fierro. Stavolta anticipato Antonello Fierro. De Marco, la classe di De Marco per Pisaniello. De Marco gioca nel suo ruolo naturale, quello di metodista di centrocampo. Qui Pisaniello, buona l'iniziativa, ma William Garofalo, nonostante il pallone sia molto viscido, riesce a controllare e rinviare. La ricerca del Toro, Antonello Fierro, gran duello con Gianluca Fierro. Fine pallone, arriva Giulio Pizza. Marilena D'Ascoli, sorevese doc, urla ai rossoneri di non mollare nel momento clou alla semifinale. Garofalo, buono l'intervento di Garofalo a centrocampo. Ciociola, fuori gioco di Antonello, che fa bene a disinteressarsi in modo di non far chiamare la punizione. Sedicesimo, 2-1 corso. Ceres. Grappa. Grappa. Si aggrappa Garofalo su di lui e l'arbitro gli vede il fallo, poi però poteva lasciar scorrere. Salutiamo anche Anna Della Vecchia, amica di Pierpaolo, che si trova sotto
questi primi 16 minuti, 2-1 il punteggio per la formazione corsara. Qui si fa sentire Gianluca Fiero, ripeto, inizio molto nervoso della formazione sorevese, che non si aspettava certo un corso così arrembante, ma doveva aspettarselo, perché sappiamo che il corso deve per forza di cose vincere la partita. Quindi, come domani, io penso che l'atteggiamento della piazza domani sia tutt'altro che conservativo. Qui secondo me era palla netta l'intervento di Di Benedetto, l'arbitro però vede un altro fallo e allora il Sorbo può approfittare. 17, 2-1 corso. E ancora una volta Gianmarco Grappa ci va a provare, specialista delle punizioni del Sorbo. Naturalmente se avete una smart TV è inutile mettervi vicino al cellulare o al PC. Accendete la TV, andate su Facebook Watch e scrivete Montella.eu, diretta. E c'è la gara sul vostro televisore, la semifinale del Rionale 2022, la prima semifinale. Grappa si posiziona. Grappa! William Garofalo, non era facile bloccare. Poi allarga zio Willy, così soprannominato dai suoi amici. Pallone controllato subito da Pizza. Pizza, ora il Sorbo recupera tanti palloni interessanti. Grappa, 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 si muove Grappa, recuperato da Nittoli. De Marco, Pisaniello, De Marco, ancora De Marco, prova a mettere questo buon pallone dentro. De Marco stacca bene Di Benedetto, la palla rimane lì, ma il corso è molto ordinato come vedete. Ucciardo, Ciociola, uomo d'ordine a centrocampo. Ciociola, la sua assenza si è fatta sentire nelle prime giornate del corso, sembrava essere la squadra candidata per l'eliminazione, invece è a un'oretta dalla finale e questo è il Rionale. Non è lanciato subito per Nittoli, 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 non raggiunge la sfera. Giulio Pizza è pronto al rinvio. Abbiamo una luce proprio che penetra la nostra telecamera. 19esimo, 2-1. Lancia davanti, buono verso Romaniello. Esce William Garofalo. Cari amici, è iniziata così la semifinale del torneo Rionale 2022. Punteggio 2-1 per il corso. Marcatori Ucciardo corso, Grappa Sorbo, Antonello Fiero corso. E siamo entrati in questo momento negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Qui William rischia tantissimo fidandosi tanto dei suoi piedi, allora Chiaradonna si prende in fallo. C'era il fallo secondo me, calcio di punizione. Qui le proteste del corso rischiano di incattivire la gara. Qui c'è stato l'invio sbagliato del portiere. E ancora Grappa da quella posizione. Grappa, appena finisce questa prima mini rissa. E c'è sempre, come sappiamo, dal 1960 a oggi, nei Rionali. Gianmarco Grappa, il Sorbo, non vuole trovarsi sotto a fine primo tempo perché può essere molto pericoloso. Ma il corso sta gestendo benissimo questo vantaggio. Gianmarco Grappa, dopo qualche minuto di attesa, si tira la punizione.
grappa, ancora. Posizione il pallone, grappa. Gianmarco grappa, un po' di rincorsa e tiro. Gianmarco grappa! E William la taglia dall'incrocio. La risposta di zio Willy, che in questo momento, sapete che il miglior portiere è deciso il 50-50, è il mio miglior portiere del Rionale 2022. Altra grande risposta sotto l'incrocio. Che tiratore comunque, grappa di punizione, può essere colpo di testa dentro di Ceres sul fondo. Ancora corner, no, l'ultimo tocco è di Ceres. Si salva il corso. 22, 2-1 corso, che come vedete a posto di perdere tempo si riversa in avanti con un atteggiamento che mi sta piacendo molto come mentalità. Doria allarga bene il pallone a cercare Bocchino, che non controlla, batte Pisaniello. Fierro, Ceres lancia in avanti, colpo di testa a mettere fuori Bocchino, metti il pallone giù Bocchino, gestisce bene Ciociola, accelera, dà il pallone bene davanti, l'arbitro però ferma il gioco, visto probabilmente un'irregolarità. 23, 2-1 per il corso. Ceres Silvia, è aperto di là, giusto? Sì. È aperto. Ma non è scacciato mai. È aperto. No, ora fa lo giro. A dove lo campo? Salutiamo Antonietta Celetta. Scusate, ho detto capitano. Di venire in campo. Arrivato anche l'organizzatore del torneo, Andrea Bosco. Del Grosso, non è colpa sua, se sui social è stato messo 21, la gara è iniziata mezz'ora prima. Qui il Sorbo continua il suo momento, no, 24-2-1, grande spettacolo della semifinali che iniziano stasera. I marcatori, Ucciardo Corso, Grappa, Sorbo, Antonello Fierro Corso. Di Santo, io vi ricordo domani alle 20 Fondana Piazza, in caso di pioggia aspettiamo che finisce il temporale, ma non dovrebbe piovere. Ceres davanti a cercare Chiara Donna, che prova a mettersi la squadra sulle spalle, ma l'intervento del solito Di Santo e poi grande intervento di Gianluca Fierro, era lanciato in porta Antonello e poi Ucciardo commette fallo, calcio di punizione per il Sorbo. Del Grosso, buono questo pallone dentro, taglia tutta l'aria, finisce sul fondo. Venticinquesimo. Il corso prova a gestire questi minuti finali, questa fase finale del primo tempo, ma perde un altro brutto pallone. Allora Ceres prova ad approfittarne, Ceres per Chiara Donna allarga per Mario De Marco, guardate che classe Mario De Marco, per allargare per Pisaniello, poi per l'arbitro però c'è un'ostruzione, Sorevese inizia a protestare la panchina rossonera. 26, 2-1 corso. Rinvia Di Benedetto, lancio in avanti, colpo di testa di Pisaniello, il tocco però per l'arbitro è falloso di Antonello Fierro. 26 i minuti, punteggio di 2-1 per il corso. Del Grosso,
Chiara Donna. De Marco, guardate la sua classe, altra apertura fantastica, ma è buono l'intervento di Doria. Grappa. Pisaniello. Grappa, intercettato, arriva Ceres. Metti il pallone giù, Ceres. Ceres, tunnel su Ciardo, Ceres, poi dentro. Ma sbaglio, un altro pallone, molto imprecisa la difesa sorevese questa sera. Non è una buona notizia per i tifosi rossoneri. Palla subito per Bocchino, Bocchino. Di Benedetto. Corso, ora, gioca col cronometro. Con un ottimo palleggio, Ciociola. Apertura è meravigliosa per Doria che si inserisce benissimo. Poi lotta su Pisaniello, Doria, c'è il fallaccio di Doria su De Marco, calcio di punizione. Primo giallo di per Doria della semifinale. Schermaglie sulle panchine, si infiamma il rionale, amici, in tantissimi fermati a me in mezzo alla strada, che vi posso fare io? Ringraziate gli atleti che ci hanno regalato questo spettacolo. Raffaelino Di Santo è sempre il più caldo. Sorevese Doc, Raffaelino. Si riparte. Qui gli allenatori pensano a litigare, ma intanto giocatori hanno ripreso a giocare con Chiara Donna. Si infiamma il match, il corso, facendo un bel primo tempo. Il sorbo stranamente impreciso in difesa, Pisaniello. Però ora la formazione rossonera si riversa in avanti, cross davanti, ancora cercare del grosso, si accontenta della rimessa. De Marco, del grosso, Chiara Donna. Chiara Donna cerca lo spazio per il traversone, viene contratto in fallo laterale, su quella parte non si vede niente. Racconto con la mia voce questi ultimi 10 minuti della semifinale, corso 2, sorbo 1. Naturalmente con questo risultato in finale ci andrebbe la formazione corsara. Buono questo cross di De Marco, immediato, William Garofalo, come sempre sicuro. Zio Willy, grande torneo per lui. Doria, ricordo almeno 3-4 interventi prodigiosi a partita, anche questa sera già ne ha fatto uno. Garofalo, qui un po' fuori posizione zio Willy, ma poi la recupera molto bravo anche con i piedi, lo conosciamo, torneo delle ditte, lo ha giocato in attacco. Di Benedetto e poi Nittoli si prende un'importante rimessa che fa respirare un po' la formazione corsara, capitanata da una bella coreografia stasera preparata da Daniela Fierro, il capo ultra del corso. Pallone palleggiato molto bene da Doria. Doria palleggia anche la formazione sorevese, però con i suoi ultra storici, qualcuno è venuto anche dall'America a vedere la formazione sorevese in finale, vediamo chi la spunterà. Ucciardo, Fierro, buoni cross in aria. Pallone messo fuori da Ceres, postato, ma continua a giocare bene Ludovico Nittoli. Dopo un torneo così e così, sta prendendo la semifinale su quella fascia. 31esimo. Ricordiamo che in panchina è corso anche tantissime soluzioni. Su tutti mi sento di nominare Giuseppe Camuso e Federico Bozzacco. Qui Di Benedetto, altra decisione strana, ne approfitta il sorbo, pizza, si lancia in avanti,
Chiara Donna e Pizza, Chiara Donna e Pizza, Pizza si avvicina alla porta, la palla è per Pisaniello, scoperto il corso, Pisaniello, corner, attacca il sorbo. Qui si addormenta il corso, Pisaniello, cross, colpo di testa, rete, ancora Pie! 2-2 per Paolo Chiaradonna. Si addormenta completamente il corso, ma Pier, stacco da giocatore di basket, 2-2. Che il corso doveva prendersela solo con se stessa perché si è addormentato sul corner, lasciando crossare indisturbato Pisaniello, ma Pier, ancora per suo papà, Pier. Fantastico suo rionale, 2-2, come se non fosse mai iniziata, e vedremo una grande ripresa, torneo rionale 2022 organizzato da due pazzi scatenati. Doria, Di Santo, Di Benedetto, Pier, cuore di capitano, Sorevese, un grandissimo stacco, ragazzi, veramente, lo conosciamo, suo papà Roberto, non voglio commuovermi, sapevate voi chi era, Pier, stracco fantastico, 2-2, un primo tempo degno del popolo montellese. Buon cross in aria, ancora in aria, non si arrende il ricorso con il cross del Toro controllato da Giulio Piccia, che semifinale, riparte Pisaniello, Pisaniello ancora davanti, buono l'intervento di Garofalo, una diga a centrocampo, si scaldano gli animi, ma tra 5 minuti sarà finito questo fantastico, fantasmagorico primo tempo. L'arbitro vuole un po' calmare gli animi, soprattutto sulla panchina corsara, perché Di Donato molto alterato, forse è espulso qualcuno, vediamo, dovrebbe essere Sergio Volpe. Anzi, è Raffaele Varallo, dovrebbe essere stato allontanato. Due a due. Pizza, rinvia. Certo, non ce la facciamo, se le semifinali sono tutte così, ve lo dico. Viene un altro, a posto mio, perché? Troppe emozioni, 34, 2-2. Pizza. Pisaniello. Una semifinale degna di un torneo bellissimo, uno dei rionali più belli, lo direte voi, ma più combattuti sicuramente degli ultimi anni. Pallone davanti, si ferma sul fondo. 35, 2-2, cari amici, batti e ribatti da una parte e dall'altra, corso scappa, il sorbo lo riprende, William rinvia davanti, ancora bene Bocchino, accerchiato ma da De Marco che si sta prendendo le chiavi del centrocampo, De Marco, Chiaradonna. Attenzione perché Ceres fa slalomeggia, Ceres poi anticipato, palla che arriva a Pizza, ora il sorbo, ha preso un po' le redini e ci dice un bel proverbio, Gianluca l'ha sprovata, lo Sorevece fa si sicco ma non muore, dice l'Evore, l'ha sprovata dentro e qui è dubbio il tocco su Ceres, per l'arbitro è tutto regolare, corner, ora la partita è cambiata, sembra che il sorbo si getti in avanti, qui c'è Ceres, troppo veniale il tocco per dare il rigore secondo me. Salgono tutti in aria, in particolare il capitano Gianluca Fierro. Cross, buono! Crossa molto bene, grappa, ogni cross punizione è un pericolo. Ultimi 3 minuti del primo tempo. Questa non la sapevo Gianluca, lo Sorevese face sicco ma non muore. Graffa. Bello questo proverbio, graffa.
Grappa ancora, accelerazione di grappa, ancora corner, ora è il proprio popolo sorevese che spinge la formazione rossonera dopo un inizio shock, si è ripreso il Sorbo. Inizia a riempirsi anche la curva sud. Grappa. Buono il cross, ancora un pericolo in aria. Mette fuori bene il solito Ciocio, la para per il Toro. Si strappa Ceres, ma il Toro non la butta fuori e si lancia verso la porta. Il Toro fa fuori anche Gianluca Fierro. Il Toro, tira il Toro e poi scivola in aria, non c'è rigore. Qui è stato un po'... non l'ha buttata fuori, si arrabbia Romaniello. Rissa! E qui non si è fermato Antonello Fierro però. Dove poteva anche fermarsi, non era tenuto. E prima rissa, al 37esimo, Rionale 2022. Qui, ripeto, non si è fermato Fierro, non era tenuto a fermarsi. Non è stato sportivo, ok, ma poi è caduto in aria. Anche Duré si alza col suo sangue argentino. E ora l'arbitro farebbe bene a fischiare la fine di un primo tempo degno degli anni 70. Qui è stato un po' antisportivo Fierro, ma ripeto, non era tenuto a fermarsi. Perché l'arbitro non ha fischiato, eh. E Doria cerca proprio queste spiegazioni. Credibile. Qui è chiaro, l'arbitro quando vedi che uno è lanciato a rete, devi fermare il gioco. Finirà qui, primo tempo, 2-2. Due mentalità a confronto, quella sorevese e quella corsara. Solo uno andrà in finale. Qui si è arrabbiato tanto Romaniello, l'allenatore, vedete, continua a chiedere spiegazioni. Fierro aveva seduto anche Pizza, poi è scivolato per fortuna del Sorbo, altrimenti avrebbe segnato. È chiaro, secondo me Ceres si è strappato, ci sarà bisogno di un cambio per la formazione sorevese, come vedete lo sguardo truce di Raffaellino Di Santo fa capire che non ha preso bene la decisione. Poi Romaniello giustamente dice calma. Si riprende a un minuto dal termine del primo tempo. Anche Salvatore Capone soffre per il suo corso. Mai come questa semifinale saranno importanti le panchine, secondo me. Riprende l'arbitro, che ripeto, deve solo essere più bravo se c'è uno lanciato verso la rete. Uno si è strappato, un fischio salva tante cose. Antonello da fare la furbata, la sua esperienza ci stava riuscendo. Si riprende dopo la mini rissa. Marcello, vero, serata, buona serata, però Rionale è questo, non possiamo fare partite di chiesa, diciamo, altrimenti lo facciamo organizzare dall'Azione Cattolica. 40esimo. Palla per Antonello Fierro per Pizza, dovrebbe essere l'ultima azione di un primo tempo. Il Guido Basile applaudirà i 22 atleti in campo che ci hanno regalato fantastica prima frazione. Si accelera ancora, vediamo, l'arbitro forse ha dato un po' di recupero. Fischia ancora, non sappiamo, per un momento di confusione anche suo. 2-2, il pareggio, vi ripeto, supplementari. Cross davanti, staccatoria, si palleggia ancora a centrocampo, alla fine
esce vincitore il Sorbo, lancia il pallone in avanti verso Romaniello, è costretto Doria a mettere in tribuna, finisce qui, primo tempo 2-2, appuntamento tra poco.